Salve a tutti. Ma ieri sera ricevo un messaggio su WhatsApp anonimo, cioè vedevo il numero ma non... Dico, ma ciao, le ho comprate, dico. Chi sei? Chiaramente parlo con tante persone e la maggior parte mi tolgono un po' di energia, che poi prendono iniziative personali, confondono quello che dico io, che vanno, prendono altre strade. Allora mi devo imparare ad essere un po' più selettivo e fare step con le persone, cioè, perché altrimenti poi parlo di tutto, poi uno, che ne so, sta lì per giocare o per passare tempo, perché gli piace sentirsi parlare in una certa maniera. A me fa piacere, però siccome siete tanti io non c'ho sta forza. E appunto ieri sera evidentemente mi sono sbagliato, ho cancellato uno di quelli e mi dice: guarda, sono Gaetano. Gaetano ci ho parlato qualche mese fa, abbiamo parlato qualche volta, e lui ha una esperienza trentennale, cioè stiamo parlando di un audiofilo che ha speso tanti soldi nel corso di 3 decenni perlomeno, e appunto mi ricordo subito, immediatamente, che la prima cosa che mi disse è che lui si era rotto proprio le scatole. Perché non riusciva più ad essere soddisfatto, perché appunto se voleva esagerare un pochettino con il volume, perché c'era un pezzo che a lui piaceva, così non lo poteva fare, aveva fatica d'ascolto, e per questo delle volte neanche lo sentiva l'impianto, insomma. E ieri, appunto, lui ha praticamente spento l'impianto che ha, e ve lo dico, a pre-threshold, finale audio research, diffusori TL di fascia medio-alta. Come sorgente non ricordo, ma mi ricordo che ha speso qualche migliaio d'euro, pertanto lì ci siamo, infatti gli dissi di non toccarla. Adesso le sue cose stanno impacchettate, no? Stanno lì all'angoletto, e chiaramente poi quando finirà ricaverà un po' di soldini da queste cose che lui deve vendere, si comprerà i sub e terminerà il sistema. Poi chiaramente gli darò ulteriori informazioni. E lui si è comprato praticamente due teste attive, tipo quelle che avevo io nei vecchi video, che ho usato per 10 anni, però la serie superiore, diciamo un po' più, veramente un po' ancora più performante. Quando dico performante, il sound è quello, no? Però poi lì andiamo su un miglioramento per quanto riguarda il cestello, il woofer, la tromba e l'amplificazione ancora più potente. E lui ha speso, pensate, una cifra assurda. Lui ha speso quasi 800 euro a diffusore. Pensate, cifre che in high-end sono noccioline. E praticamente adesso lui ha preso due sgabelli dall'IKEA, l'ha posizionato lì, sta utilizzando solo la sua sorgente, e mi dice questo. Io me lo sono scritto, è una questione di privacy, ma lui mi ha dato l'autorizzazione, non è che vedo l'indirizzo di casa o altre cose personali. Vi dico proprio quello che lui mi ha mandato, i messaggi, no? Come mandavi i messaggi vocali. Intanto diciamo che voglio ribadire che i miei video trasmettono solo
La verità, nel senso, non è che so santone, stiamo parlando di musica, però io mi riferisco quando vedete i miei video, quello che dico è quello che sento io, è frutto della mia esperienza e non l'ho dimostrato perché io potevo non far venire nessuno a casa, perché capisco pure che, insomma, far venire gente a casa, poi non sai chi viene, però quella è un'altra cosa, è una questione personale proprio, poi una scelta è così, ma io sono andato avanti, ve l'ho detto pure nel video precedente, non, mi sono spinto proprio, cioè io volevo comunicarvi proprio le sensazioni, no? Che le persone quando vengono a casa che sentono dicono ma questo è vero o non vero? E io ve l'ho comunicato perché quello che io posso fare, per, non per convincervi, ma perlomeno a me piace che voi pensiate io sto dicendo la verità, non è che mi paga nessuno per fare questo qui, anzi, stavo scherzando con mio amico stamattina, dice se l'elettroforese viene a sapere una cosa così dovrebbe, ma stiamo scherzando, nel senso che a me piace il suono elettroforese, però io parlo sempre di questo tipo di filosofia, poi se elettroforese, Martin Audio, quello che vi pare a voi, cioè, è professionale, sto parlando del professionale, insomma vi dico quello che mi dice. Dice, sono impressionato, confermo quello che tu dici. Le voci, gli strumenti mi hanno lasciato senza parole. Le TL, tanto di cappello. Ma qui ascolto senza fatica di ascolto, cioè senza veramente rilassare. Cioè si inceppava perché lui era veramente emozionato. Io infatti ho detto alla, tu stai a sentire il 40%, non c'hai i sub, che tu stai a sentire solo due teste, però. E lui mi dice veramente l'assenza di fatica di ascolto, da paura mi dice, sono 30 anni che cambio cose, però qui sei dal vivo, musica dal vivo, altro che dire. Come te, da una vita che noi cerchiamo appunto il suono quello bello, no? E mi dice, trovo una dislocazione degli strumenti che è di marmo. Pensate che, perché l'audiofilo gli escono queste parole, ma de marmo significa, come vi ho sempre detto, stabilità. Se andiamo a Le Mans, a 24 ore di Le Mans, cioè abbiamo un motore che è il triplo più potente dell'altri, ma dopo 10 giri esplode. Che ci andiamo a fare a Le Mans? Qui ci abbiamo la stabilità, quello che ho sempre detto. Mi dice, trovo una dislocazione degli strumenti che è di marmo. È pazzesco, io pensavo che le trombe, puntini puntini, sei ferme, dice, hanno una dolcezza. Insomma, io sono contento perché comincio a sentire. È chiaro che il medico di Valdobbiadene, Vito, che lui me l'ha detto subito, che non ha nessuna esperienza. Io gli ho detto ritieniti fortunato perché ti ho fatto risparmiare, chiaramente con tutto il rispetto, tanti soldini, non hai fatto i passaggi che ho fatto io, ne ho fatti un milione dei passaggi, pensate quanti soldi ho speso, ma uno basta che un po' capisce al volo quello che sto dicendo, se vuoi rischiare, che poi che si rischia, poche migliaia di euro, se gli piace ascolta musica, va a dama diretto, non deve fare passaggi, non deve fare niente. E per questo io a Vito gli ho detto, stai tranquillo, ti godrai l'impianto, certo, mi immagino Vito, il primo impianto, una cosa del genere,
chiaramente lo capirà ascoltando gli altri. Gli ho detto: tu stai facendo esperienza opposta. Io ho speso tanti soldi, ho fatto esperienze mie personali, sono andato a casa della gente, sono andato nei negozi così e continuavo a spendere. E poi piano piano uno capisce sempre più se costruisce l'impianto. Tu stai a fare l'esperienza opposta, cioè tu già stai subito tranquillissimo e solo che puoi fare solo i paragoni ascoltando l'altri. Vai ad ascoltare l'altri e vai a casa, poi senti il tuo se va meglio o se va peggio, cioè, ma tu già ce l'hai, insomma. E di questo sono veramente felice. E se Gaetano è così eccitato e così felice, io ne sono contento. Io ne sono contento perché insomma Gaetano c'ha un impianto che non è che costa 2000 euro Allende, no? È quello si può paragonare l'impianto a un piccolo impianto Allende, però stiamo a parlare di qualche migliaio d'euro, non è che siamo lì, non è che stiamo a parlare di 3000 euro. Allora, e di questo sono contentissimo perché, ripeto, quando poi arriveranno i sub, Gaetano. Poi prima vi ho detto che appunto ci sono tante persone, tante, insomma, sono capitate 3-4, che sono stato molto. Abbiamo parlato, conversato di tutto, belle cose. E poi, che ne so, ma uno di questi mi ha chiamato e mi dispiace, ma mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che mi sono comprato, mi mostra una foto, praticamente si era comprato due cassapanche di quelle che montano per uso esterno, con buttati dentro due doppi woofer, trombe, super tweeter a tromba, buttati così, che quelli servivano per uso esterno, che tante persone si costruiscono da solo, si creano un cabine, che buttano un materiale pure buono e poi vanno fuori, ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Comunque io quello che ho potuto fare, le indicazioni le ho date. Poi chiaramente uno deve seguire alla lettera. Quando dica alla lettera non è che deve fare di testa sua, perché se no non è le cose che vi ho detto io se vanno a far benedire, cioè se io vi dico allora la filosofia diversa, impianti attivi, professionali, poi voi scegliete la marca, chi ha possibilità, ma non è facile, chi ha possibilità di sentire più suoni, però sempre sto parlando di professionali, diffusori attivi, lì poi lui si sceglierà il suono che gli piace di più. Però la filosofia è sempre questa, però poi se uno mi rientra a casa con due cassapanche, con 8 woofer e trombe, che se tu vuoi fare i botti è una cosa, sentiamoci un'altra, ma sicuramente quel ragazzo che pure aveva esperienza, però era un po' tignoso, di quelli che sì, è così, ma faccio San Tommaso, praticamente. È sicuro al 100% che se lui prima aveva problemi col sistema un theater più hi-fi glitch, con questo ce n'ha 8 volte di più, perché è un'altra cosa, ha sbagliato proprio tipo di soluzione. Ai negozianti, parlo con i negozianti perché io non ce l'ho con voi, ripeto, io ho un grande piacere quando io mi vedo tutto, mi vedo pure uno simpatico, Audios Bizà, lui è appassionato, c'è l'età mia, grosso modo, ha i figli grandi, sono svegli, sono simpatici. Beh, lui mi fa, quando vedo i suoi video, mi piacciono perché mi riportano pure luce a cose vintage, pertanto io quando vedo là ritorno adolescente, penso a cose belle. E appunto io rispetto tutti, però io sono una persona. Se a me mi è antipatico uno, che è un fenomeno, come ce ne stanno tanti qui, che dicono veramente cose serie, però mi sta sul cavolo. Non è che a me perché mi sta sul cavolo io dico questa rotti i coglioni, boh, vaffanculo. No, io esco fuori, esco
esco fuori, non vedo più il suo volto. Io sento, io a secondo di uno di quello che dice, poi ognuno ha la sua idea, però se dice una cosa che non va bene, può essere pure Gesù Cristo. Pertanto, io sono molto chiaro, sono esagerato, molto esagerato come rivedo nei video, ma non è che posso rimontare. Io sono così tanto, anche se facessi i montaggi uscirebbero sempre sti svarioni così, perché io sono proprio appassionato, io so così, io parto e non. E quello che io praticamente voglio mandare un messaggio ai negozianti, così scherzando, di se c'è qualche cavallo pazzo che gravita nel vostro mondo, lo sapete, dire a staccarmi: guarda, apro un negozio, vi faccio chiudere, non scherzate, che c'ho sta cosa, questa idea che mi ronza da anni, di aprirmi un piccolo punto vendita con 4-5 impianti professionali, partendo dai piccoli, poi arriva a quelli grandi, così. E mi è sempre piaciuto, ma insomma, ci vuole una copertura finanziaria per fare una cosa del genere, ma non è detto. Pertanto tenete a bada i cavalli pazzi che c'avete, perché tanti provengono dai negozi, tanti stanno, sono proprio quelli abbandonati. Poi c'è qualche schizofrenico che ti manda i messaggi di notte, qualcheduno di domenica si sveglia e ti scrive la Divina Commedia. E poi ci sono gli hacker, mi hanno hackerato pure nel mio blog, mi hanno detto di tutti i colori, parolacce, però qualcuno dovrebbe rivedere i video, se gli è rimasto un po' di sale in zucca, no? Tutte queste informazioni che io sto dando, queste testimonianze vere, sono testimonianze vere, non nascondo nulla, vi dovrebbero far un po' pensare. E poi cercate di stare più calmi, perché come sempre ripeto, ascoltare la musica è una cosa bellissima e niente, vi aggiornerò di tanto in tanto. Oggi mi ha chiamato anche Luca. Luca con Cristina vennero e mi fece una recensione del vecchio impianto e mi ha mandato il messaggio prima, ha detto: ho visto i tuoi ultimi video, che dici, pazzo? Sono curioso, voglio sentire il nuovo impianto. Gli ho detto: oh, mi fa piacere, vieni, perché gli farò fare un'altra recensione a Luca di questo, perché lui mi ha domandato come è a differenza di quell'altro. E ho detto: poi vieni, ho detto, poi te ne accorgi. E insomma, queste sono persone che hanno esperienza, ma orecchio, sapete, conosco tanti personaggi io nel mondo. In questo mondo musicale, no? Di ascolti principalmente, e tanti hanno un misero impianto, mi è mai fregato niente, però ascoltano continuamente musica dal vivo, classica, specialmente classica. Pertanto quelli, se metti di fronte, non impianto suo, quelli gli piace ascoltare lì dal vivo quelle sensazioni, appunto quelli sono grandi orecchie. I più grandi ascoltatori che io ho conosciuto sapevano solo fa questo: on off play sul CD, punto. Poi se andavo lì e facevo col mute, gli abbassavo il mute, c'era una settimana, mi chiamavi: guarda, è rotto, non funziona più impianto, per farvi capire. Ma un'esperienza grandissima, grandissima, persone che conoscono la musica, che sono persone che veramente appassionate, attenti ascoltatori, altro che me. Comunque, continuerò a fare i video. State calmi perché sono tosto io, eh. Non ci avete scampo con me. Io vi calmerò a tutti. E
E non mi sfrugliare più di tanto, non mi sfrugliare più di tanto. Perché poi, come ripeto, io sono un ostinato e capace che mi apro un negozietto, vi faccio male, vi faccio veramente male, voi meritate, ve lo meritate. Grazie a tutti, alla prossima.